Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika. Ciao, ciao, ciao. Allora, come avete visto, altro video Tiger. Ci sono tornata e ho trovato appunto delle altre novità. Che adesso andiamo subito. Prima vi faccio vedere due cose, erano tre, però il cioccolato Twix l'abbiamo già mangiato. mangerecce che sono questi, che ci sono appunto nel rosso questo, che sono, adesso li provo, alla fragola. Poi ci sono arancio, gialli, verdi se non sbaglio. E questi qua, vabbè, questi rossi alla fragola, poi quelli arancio all'arancia, quelli gialli al limone, quelli verdi credo alla mela, non lo so. Buoni. E sono confettini normali. E questi qua vengono due pezzi, 1 euro. Poi a 2 euro ho preso questi marshmallow qua. Unicornosi, rainbow, tutti arcobaleno, unicorni. Perché l'ultima volta che mi segue lo sa, avevo acquistato i marshmallow, quelli alla Coca-Cola, ma lì stavolta non c'erano, loro ho preso questi perché a me piacciono la cifra i marshmallow, io adoro, adoro, adoro. Poi adesso andiamo con le cosine che ho preso, che vi faccio subito vedere, uno pucciosissimo che è questo. E se non sbaglio, questo l'ho pagato 3 euro ed è, la faccio vedere prima così. Questa confezione qua di quante sono? 3, 6 colori di matita che ha questa faccina appunto di insettino qua con le cornine, con le antennine. Andiamo ad aprire, ci sono in vari colori e la testina, adesso vi faccio vedere prima di tutto i pastelli che ha dentro, vediamo come mi sono preparata il foglietto, come colorano. Andiamo a temperare un colore a caso, cioè il rosa, e appunto il coperchietto di questa confezione è un temperino, ecco. Adesso andiamo a provarlo. Aspettate che porto il mio bidoncino vicino, scusate, mi allontano un attimo. Vediamo così almeno anche come tempera. Non ha il serbatoio, giustamente, perché sotto ha il coperchio. L'anica che tempera, l'anica che tempera. Vedete? Ecco qua. E questo è il pastello. È un packaging normale del colore, solo colorati, basta, non hanno scritto niente, neanche la T di Tiger. E andiamo a vedere come. Bene, si è rotta già la punta. Uffi! Aspettate, li vado a ritemperare. Portate pazienza. Temperare tempera bene, abbiamo visto. E vediamo che mi sa che i pastelli sono un po', o sono tutti un po' rotti, o non lo so come mai si spaccano tutti così come se non ci fosse un domani. Scusate, casino, video della Nika, sono sempre tutti ben incasinati. Allora, vediamo. Allora, diciamo che come colore bello pieno. E non mi dispiace, dai, come pastello. Certo, non è una qualità stragrande, però non sono male. Sì, ce ne metto solo 6, il tubicino è piccolino. Non si può pretendere che ce ne mettano 12. Però avevo 6 colori che sono questi: il nero, il giallo, il rosso, il verde, il blu e il rosa. Che adesso vado a rimettere dentro. Qua. Non lo so, mi piaceva la confezione con questa testolina qua di insettino. E vediamo qua se viene via senza lasciare tutto, figurati se non lascia tutto l'ambaradan schifoserrimo, lo facciamo dopo, Nika, che è meglio. Perciò questo. Poi ho preso a 1 euro questi pennarelli, che dirai, Nika, cosa ne fai di questi papiccini? Non lo so, mi andava di prenderli, volevo provarli, piccolini, picco ciò, picco, picco, picco ciò, piccolini, piccolini, i colorini sono carini, andiamo a provare il rosa. Vediamo almeno se colorano. 1 euro e sono 2, 4, 6, 8, 10, 12 colori. Dai, non sono male. Perlomeno vanno, dai. Allora, vi devo far vedere una cosa. L'ultima volta vi avevo detto che vi avevo fatto vedere quel portapenne che avevo preso appunto di questa collezione ad insetto. Vedete, questo a 3. Aspettate un attimo, che io poi ci ho messo dentro le penne, quelle lì meravigliose. Il fondo. Come voi vedete, io ho usato tutta la colla a caldo, l'ho sigillato per bene perché non sta molto, come si dice, dritto, si spiana, non stanno molto aperti. E io infatti ci ho dato un'ancollata bene anche da un lato qua, così rimangono tutti e tre, vedete, belli sigillati, non si muovono più neanche se li butti giù dal terrazzo.
E, però vi avviso, io ho fatto così, poi ditemi voi chi l'ha acquistato, se a voi rimane aperto da solo per i cavoli suoi, ma io ho dovuto aiutarmi con la colla a caldo, sigillarlo bene il fondo, così almeno, così non si muovono più, sono belli intatti e sono tutti pronti per contenere le mie penne, pennarelli, pastelli. Ho preso questi piccolini perché appunto volevo metterci dentro questo qua basso, così. Pennarellini, poi qua ci avevo messo dentro queste penne qua con l'insettino che avevo preso l'ultima volta e poi vabbè ci avevo qua anche queste però le avevo messe qua davanti così ero appoggiato sulla mia postazione qua e volevo farvi vedere appunto poi valutate voi appunto per quello questa è una piccola recensione se vi va di acquistarlo che vi piace comunque ok io vi avviso che bisogna sistemargli il fondo perlomeno a me è fatto così poi non so se ho preso io la scala come si dice la scalogna la sfortuna di trovarne uno che magari non rimane rimaneva tappato bene, però fatemi sapere se anche a voi non rimaneva proprio bello giù il tappo qua quando lo montate, perché lo vendono tutto piegato e fatemi sapere, io ho dovuto sistemarlo, incollarlo tutto bene con la colla calda, adesso non si muove più neanche a scoppiare, sta bello aperto, sta bello in piedi e ci mettete tutto quello che avete voglia. Però vi dico, la mia recensione è questa, non è proprio un voto bello pieno perché non è che rimane bello aperto, bello tutto, però bisogna sempre dargli un tocco di colla a caldo, qualcosa come ho fatto io. Però vi ripeto, magari sono stata sfortunata io a trovare quello appunto sfortunato, non lo so. E adesso vi faccio vedere questo. Torniamo ai nostri acquisti. Lo apriamo, questo è sono post-it, sticky note perché c'è anche questa collezione qua un po' tutta insieme a quella degli insetti tutta colorata con queste scritte qua studi, io ho preso questa capa che mi piaceva questa e vi faccio vedere che c'è scritto e di lato è tutto, vedete argentato, dopo non lo so vedrò se magari comprerò anche gli altri e poi ha l'argento qua che lascia i glitter non è che sono glitterati i fogli però dai è carino ho preso questo shh. Poi c'è appunto vi ripeto c'è la scritta studi dopo non mi ricordo altre scritte ecco aspettate e poi di questo qua tutto colorato con le scritte ho preso gli paper tape che comunque c'erano di nuovi paper tape non erano arrivati tranne questi poi vabbè quelli che ho preso l'ultima volta dagli insetti della collezione insetti ve li ho già fatti vedere nell'haul che ho fatto prima e sono questi qua uno c'è scritto think non so se lo dico giusto fatemi sapere poi qua e qua studi e sono di questi tre colori il prodotto è parecchio c'è questo rosso appunto con la scritta blu il verde con la scritta dorata e poi questo color salmone con la scritta verde vai bellini carini dai per fare una decorazione magari un po' particolare non lo so qualcosa di simpatico dopo vi faccio vedere un'altra cosa perché dopo andiamo a attaccarli il marshmallow ve l'ho fatti vedere e poi questi scusate 3 euro questo se non sbaglio 1 euro credo sì e poi ho preso queste clip queste 2 euro se non sbaglio che adesso vado a farvi vedere anche se si vedono già qua e sono queste tutte insettose lo so che tante di voi questa collezione non la amano per niente Allora diciamo che non è che mi facciano impazzire neanche a me però certe cose sono fatte un po' pucciose tipo qui questo sì è una testolina di insetto e pucciosa poi comunque anche gli insetti si sì, fanno un po' un certo senso ma la farfalla che vi ho fatto vedere l'ultima volta sul washi che dopo vi faccio vedere ancora l'hanno fatta in modo carino poi sì sto scarafaggio scarabeo qua questo sulle clip è carino Dopo quelli colorati si devono piacere, ecco, tutto lì. Insomma, ci sono in varie misure, no, una sola, una grande, le altre piccole. E sono appunto questi scarafaggi qua. Se riesco a toglierne uno, anche solo uno, forse riesco a farvi vedere. Forse era, ragazzi. Ok, ed è fatta così la nostra clip. Adesso vi faccio vedere sul foglio che ho usato prima per... E poi voi potete metterla agganciata... Da qualche parte oppure così o non lo so mettetela come ci avete voglia comunque sono clip ecco paper clip e dai sono carine sono in metallino in metallo ecco cioè, sì, sono anche la testina bella piena non è trasparente il corpo è trasparente e dai carine poi ho ancora due cosine di cui una E la Midori perché le mie innumerevoli collezioni di Midori non poteva mancare anche questa. Ho preso la versione rosa, poi c'era anche la verde,
L'azzurra forse, se non sbaglio, sì. Comunque, vabbè, ve la apro, ve la faccio vedere, ma tanto la conoscete ormai bene, sono le classiche Midori che mettono, se non sbaglio, non 3 euro stavolta, ma 2 euro l'ho pagata, credo. Sì. C'hanno la solita taschina, che non so cosa gli hanno fatto qua. Un c'è bisuncia, cos'è qua? Ah, una cosa secca, la colla, bene, vabbè, solita classica bustina. Poi un quadernino, ah, bello, fatto puntinato come il bullet. E poi questo a quadrettoni, tutti rosa e grandi, grandi come... Mamma mia, come sono grandi questi quadretti. E poi la solita taschina, ma che schifo, tutta la colla. Mi hanno sbavato di colla, fa niente, dai, carina. E questa, vabbè, dai. Sì, vabbè, mi ripeto, gli insetti, se non fa come sono. Questo è Puccino, dai. Allora, diciamo che questo non mi dispiace, questo neanche... Questo ancora sopportabile da guardarlo, questi Puccini qua così. Quando comincia a arrivare questo qua mi fa un po' più senso. Però dai, sono colorati già, comunque li sopporti di più la visione, ecco, perché anche io ho la fobia degli insetti, eh. Però dai, messi così colorati. L'ultima cosa, questa, che è un planner settimanale, ecco, c'era in vari colori, io ho preso la versione azzurra con gli insetti, altrimenti c'era anche tutti quelli a righe di appunto questa, quest'altra campagna qua che hanno fatto con tutti questi colori qua, queste scritte, ed è fatto così, ha un block notice tutto colorato con tutti i giorni di qua, una pagina, e questo... dove potete fare i vostri appunti, scrivere le vostre cose, metterlo in borsa, che ne so, è carino, dai. Questo non mi ricordo se 2 o 3 euro, mi pare 3 euro. E dai, è carino, come tutti i giorni vi scrivete. Sì, vi ripeto, è comodo anche da tenere in borsa questo qua. Qui è tutto liscio, dove potete spacciugare, scrivere quello che avete voglia. E qua, vabbè, giorno per giorno, se avete i vostri impegni, le vostre cose, mi sembrava carino, si chiude, lo riponete in borsa, anche comodo, oppure la tenere sulla scrivania, logicamente. Ecco, gli acquisti sono questi. Può essere che ci tornerò a fare un giretto. E adesso vi volevo far vedere una cosa, che è questa. Vi ricordate che io l'avevo acquistata da Tiger, ci ho messo come charms questo portachiavi col campanello, e questa qua, chi mi segue sa che l'avevo all'inizio utilizzata per scrivere delle cose sulle Love Surprise, così, che adesso ho cambiato tutto, ho rifatto tutto come se non ci fosse un domani, e chi mi conosce sa che io avevo usato una piccola agendina, un quadernetto che usavo per svocciare, chiamiamolo così, per mettere su tutti i washi tape innumerevoli che io ho, tutta la mia collezione. Aspettate, si vede scuro o sono io che ci vedo doppio, non lo so. E ho cambiato, quel quadernetto lì stava finendo e non potevo aggiungerci fogli. Allora ho pensato bene, dato che ho innumerevoli agende con gli anelli, di usare questa qua. Adesso ve la faccio vedere molto velocemente. Beh, ho attaccato due stickeronzi qua giganti con gli unicorni. E poi ho fatto il primo divisorio plastificato, fatto da me. Sì, vabbè, ho messo gli elisti, che non è che ho fatto disegni io stavolta, no, strano ma vero, perché sennò io mi diverto a disegnare. E ho messo, prima si inizia con tutti i washi tape, che sono questi qua, decotape, tutti lucidi, e ho messo tutti appunto quelli lucidi che ho. E poi vedete che almeno questa è comoda, se poi arriveranno altri lucidi che ho finito i fogli posso solo che aggiungerceli qua e finita la storia. E poi ho fatto il divisorio dei paper tape, dove ho usato un po' di sticker unicorni, washi, appunto i paper tape unicorni. E qua si comincia con tutti i paper che ho, tutti i miei nastrini di carta che ho tutti colorati. Poi se volete una cosa più ravvicinata, più lenta, vi farveli vedere. Però comunque c'è anche il video di tutta la mia collezione, il mio aggiornamento di tutti i miei washi, deco, paper, tutte quelle cose. Ecco, avete capito? E questi sono tutti quelli che ho di paper per adesso. Eccoci. Vado molto veloce perché tanto c'è anche il video collezione dei miei washi. Guardate, appunto, vi ripeto. E questi qua appunto erano quelli che avevo preso l'ultima volta. Questi qua essendo a righe, li ho messi qua tutti e due insieme qua. Ho svocciato, si fa per dire, sempre tra virgolette, ho steso, come possiamo dire, quelli dell'ultima volta con gli insetti e quelli con le farfalle che vi avevo detto che mi piacevano un casino. E poi adesso andrò ad attaccarci questi tre, anzi facciamoli insieme, dai, così almeno li vedete anche stesi questi, se poi vi possono appunto piacere. Qua c'è sempre qualcuno che mi fa sparire la mia forbice.
Perché i miei figli, loro, hanno la sua, ma non la usano. Vengono sempre a prendere quello di mamma. Questo, vabbè, nel color salmone, ha tutta la scritta studi e basta. Studi, 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 studi. Ecco. Poi, questo verde, così almeno vedete bene se vi possono piacere, perché questi sì, sono semplici, però appunto ci tengo a farveli vedere, così almeno vedete come sono, che hanno solo questa scritta, magari qualcuno non piace, se l'ho attaccato anche storto, poi lo si può staccare un attimino, vediamo senza strappare la pagina, Nika. Scusate, è tutto in diretta, tutto sempre in diretta fa la Nika, ok. E poi l'ultimo rosso, e questo è appunto il set che ho preso questa volta, con scritto no, non mi piace però così, scusate, perché io ci volevo mettere, aspettate, abbiate pazienza, dovete sopportarmi e strasopportarmi, ecco. E questo rosso, appunto, questa scritta qua azzurra, blu, cioè azzurra, blu bella perlata, e questi sono gli ultimi tre che ho preso, infatti vedete li ho attaccati nella parte paper tape. E poi qui invece ho creato un altro divisorio dove ho messo washi tape, paper tape, tutti quelli sottili che magari non sono solo di carta, io per adesso li ho solo di carta, non so neanche se esistono lucidi, quelli slim, sottili, non lo so, e comunque ci ho messo tutti quelli sottili che ho, vedete, taratatata. E poi ho fatto un altro divisorio, sempre plastificato, dove ho attaccato un po' di cose natalizie per far capire appunto che ci sono washi tape e paper tape, tutti festivi di Natale, di Pasqua e di Halloween. Lo vedete, l'ho fatto anche qua così. E qua ci ho attaccato tutti quelli appunto natalizi lucidi, poi quelli di carta. Vedete tutti, tutti quelli brillantosi, e tutti quelli festivi. Ecco, di Pasqua e poi di Halloween. E questa appunto per adesso è la mia agenda dei miei washi paper, dei tutti i miei nastrini appunto colorati che uso nelle decorazioni d'agenda e di qua di là. Volevo farvela vedere. E niente, io per adesso vi mando un bacio enorme, grazie di avermi seguito. Questo era un altro Oldie Tiger. Fatemi sapere voi la storia anche del portapenne, se l'avete preso, se vi è andata anche voi così nel montarlo e cosa avete trovato ancora di magari di diverso da quello che ho trovato io. Sono qui pronta a rispondervi. Vi mando un bacio enorme, bacioni della Nika, ciao ciao.